Le due protagoniste femminili del romanzo sono Carlotta di Lusignano e Caterina Sforza. Carlotta era la legittima regina di Cipro, ma venne sfodestata dal fratello bastardo. Lasciò però l'isola soltanto quando suo marito, Luigi di Savoia, abbandonò la fortezza di Querines nelle mani dell'altra fazione del fratello. Forse proprio memore delle raccomandazioni di Carlotta di non lasciare mai le proprie posizioni di forza nelle fortezze, dopo la morte di Sisto IV, Caterina, mentre il marito Girolamo, piuttosto indeciso, gironzolava nella campagna romana, si arroccò invece in cima proprio a Castel Sant'Angelo e per diverso tempo tenne sotto mira i cardinali che dovevano eleggere il nuovo papa. Grazie a questa posizione di forza riuscì a ottenere delle concessioni molto più ampie per la propria famiglia e per i propri figli. Viva, la ringrazio.